Ciao amici, benvenuti a un altro video del vostro Quen. Benvenuti a un'altra mia recensione. Come vedete, amici miei, oggi vi presento delle minifigures che si trovano in vendita in varie edicole. E questa serie, come vedete, di minifigure appartiene appunto al film, è dedicato appunto al film Avengers Age of Ultron, ed è appunto l'ultimo Avengers, l'ultimo film degli Avengers che è uscito. E quindi hanno ideato queste bellissime minifigure, che io le trovo davvero bellissime. E io qui, amici miei, ve ne faccio vedere solo 5, ma l'intera collezione conta 10 pezzi, quindi 10 minifigures, entrambe con il personaggio e, come vedete, un'ambientazione scenica. Allora, vi faccio vedere la bustina com'è. La bustina, devo dire che lei è abbastanza, si mostra molto grande e ben realizzata. Guardate qua i colori come sono molto belli, molto vivi, è un effetto molto lucido, davvero molto bello, risalta molto all'occhio, si fanno molto vedere. Vedete qua c'è la scritta Marvel Avengers Age of Ultron. Vedete qua che bel primo piano degli eroi principali. E qui c'è scritto: cerca gli esemplari a tiratura limitata. Qua sempre Avengers Interactive. E qua sul retro, appunto, qua c'è tutta la collana, mostra tutti i personaggi che si possono trovare in questa serie, che ora vi farò vedere meglio. Vedete, questa è appunto la casa che realizza queste mini action figure Game Shop edizione. All'interno, in ogni bustina, si trova una mini action figure più un piccolo booklet, un piccolo libricino, ed è un libricino abbastanza ricco, molto ricco di informazioni. Vedete, c'è sempre la solita, come si dice, immagine della bustina, è sempre la scritta qua. Quindi aprendo, vedete che c'è, narra un po' la storia, un po' del film. Dopo il film narra la storia sia di ogni eroe, che poi qua ci sono delle piccole curiosità. Davvero molto belle, vedete ogni eroe sotto una curiosità dell'eroe. Vedete qua proprio ci sono tutti. E devo dire che per ogni bustina ogni libretto è uguale. Quindi ogni bustina che comprerete troverete una mini action figure diversa, ma il librettino è lo stesso, è sempre lo stesso. E allora, amici miei, questa è la serie completa, si può trovare Capitan America, che onestamente lo vorrei trovare, ma mi sa che più di questi 5 pezzi non comprerò, per un motivo che tra poco vi spiegherò. Allora, nella collana si trova Capitan America, molto bello, Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera, Occhio di Falco. Si possono trovare anche Nick Fury, Hulk Booster o Hulk Buster, Vision e Ultron. Davvero, davvero, devo dire 10 mini action figure ben realizzate. Vi stavo dicendo, amici miei, che più di questi 5 pezzi non voglio avere, quindi non ne prenderò altre, perché ogni bustina di questa costa quasi 4 euro. Costa 3,90 euro. L'unico difetto di questa serie è proprio il prezzo, è troppo elevato. Io penso, amici miei, che una bustina che costa più o meno di 4 euro, anche se è una miniatura davvero ben dettagliata e fatta bene, per me è già un prezzo molto caro. Se fosse stata sui 2,50 euro, massimo 3 euro, ve la consigliavo sicuramente, ma a questo prezzo onestamente un po' troppo elevata. Io ve la consiglio sempre, però vi dico anche che hanno
hanno un prezzo elevato a bustina, onestamente, quindi proprio io per questo motivo non ne comprerò più, perché già ho collezionato, sono riuscito a collezionare la metà dell'intera collezione, quindi più andrò avanti, più doppio nel rischio di trovare. Perché più ne trovo nuovi, poi i doppioni possono aumentare a dismisura e si rischia di perdere un bordello di soldi. Proprio per niente, proprio 10 euro si potrebbero perdere in due bustine per niente. E onestamente non è bello. E quindi io sono riuscito per fortuna a collezionare questi 5 esemplari. E onestamente sono contento di aver trovato quelli che ho trovato. Mi dispiace soltanto di non aver trovato Capitan America. Comunque, andiamo meglio nel dettaglio di queste mini 5 action figure. Allora, iniziamo con, vedete qua, Iron Man. Guardate, comunque, anche se sono piccole, vedete, diciamo, non sono proprio piccolissime, ma neanche enormi. Sono abbastanza, diciamo, si vedono, va. Allora, vediamo meglio qua Iron Man, guardate comunque come è fatto bene, c'è sempre qualche piccolo errore di painting qua sopra il ciglio, comunque è davvero fatto bene. Guardate qua, vediamo che rappresenta che escono dei, appunto, il fuoco qua, diciamo, è rappresentato come un fuoco bianco, diciamo, sono i razzi che escono sotto i piedi della sua armatura, dell'armatura di Iron Man. Li hanno fatti qua con questa parete, diciamo di muro, diciamo graffiato, un po' rovinato. Hanno sempre una base. Vedete che qua c'è una specie di perni di gancio. In alcuni noterete che o ci sono due ganci, come qua di Iron Man, vedete, c'è uno qua di dietro e uno qua di lato, che si assembla con gli altri pezzi. Quindi anche questo è da notare ed è molto bello, devo dire. Quindi questo era Iron Man, questo è Occhio di Falco. Davvero bellissimo. Guardate com'è bello. Peccato, amici miei, che non riesco a farvelo vedere meglio, ma devo dire che è davvero apprezzabile, molto carino, mo molto bello. Guardate qua che design che c'ha, vedete il muro tutto spaccato con queste. Mamma mia, davvero bellissimo. Vedete, Occhio di Falco qua invece ha dei, come si dice, dei fori, diciamo, dei forellini per agganciare, diciamo, i ganci, esempio qua di Iron Man. Vedete qua, si assembla benissimo, vedete qua come si assemblano, sembrano già un pezzo unico con Iron Man e Occhio di Falco. Guardate com'è bello, come si assemblano. Davvero bellissime. Passiamo al pezzo forte della collezione, che onestamente almeno questo è molto facile da trovare, perché basta tastare, come dice Ara, basta un pochettino tastare sulle bustine per capire un po' i personaggi. Sicuramente quelli che si capiscono al volo sono Hulkbuster e Hulk. Questi sono perché sono quelli appunto più grandi e più facili da capire subito, da percepire subito. Gli altri sono un po' difficili perché sono un po' più piccolini. E allora vediamo qua Hulkbuster. Guardate com'è fatto bene, com'è grande. Aspetta, ve lo faccio un po' vedere un po' di più. Davvero bellissimo, guardate com'è mastrodontico. Guardate che bello, gli hanno fatto questa specie di parete, non so se è un'esplosione, questo tutto giallo, con tante bolle, qua un pezzo di pietra. Guardate qua con questa enorme base. E naturalmente, amici miei, come vedete, si possono assemblare anche questi tre, quindi Hulkbuster si può assemblare benissimo con Iron Man e Occhio di Falco, quindi il diorama si allarga, cioè mi sembra proprio che si crea proprio un diorama con i personaggi. Un altro personaggio che ho trovato è un po' storto, da me si dice un po' torto, è Nick Fury. Devo dire che è fatto altrettanto bene, guardate come sto sguardo di lato, devo dire che è davvero grazioso.
Guardate come è fatto bene, c'è anche questa parete, guardate come è realizzato bene il vestito. Anche Nick Fury, vedete qua, ha delle rientranze, vedete, per permettere agli altri ganci di unirsi. E l'ultimo che vi presento è questo meraviglioso e bellissimo Hulk. Guardate com'è realizzato, davvero grazioso. Veramente, devo dire che non è realizzato molto male, devo dire che sono realizzate abbastanza bene. Guardate che bella anche la posa, guardate com'è bella. Vedete qua, nel suo sfondo vediamo un pezzo di portiera di auto, una ruota e un pezzo di muro, vedete tutto rotto. E anche qui Hulk anche ha dei fori per appunto essere inseriti in questi ganci, nei ganci delle altre mini action figure. Davvero bellissimo, amici miei. Davvero devo dire che costano cari, però devo dire che non deludono, non deludono davvero. E quindi, amici miei, questa era la mia collezione di mini action figure della Game Shop di questa serie di Avengers Age of Ultron. Fatemi sapere che cosa pensate di questa mia collezione, di queste bustine. Fatemi sapere se vi sono piaciute, se non vi sono piaciute, quindi con un messaggio scritto o semplicemente con un mi piace. Amici miei, alla prossima review è... Ma che cosa è?